Giulianova, il capotecnico di Alvaro Bautista. Siamo nel bel mezzo dei test Superbike in Catalunya. Come state organizzando questa tappa di sviluppo? Ci stiamo concentrando sul preparare la gara in questo momento. Abbiamo fatto alcune prove ieri su alcuni elementi che ci ha portato Ducati e niente, una volta scelto più o meno alcune piccole componenti nuove, ora ci stiamo concentrando sul trovare le gomme Evoluzione che Pirelli ha portato qui e cercare di trovare un bel setup per la gara della prossima settimana. Ecco, in Australia abbiamo visto un buon Bautista, non il Bautista dominante delle precedenti edizioni dell'Australia. Che bilancio fai da capotecnico di questa prima round mondiale? Ma sai, durante i test invernali abbiamo comunque lavorato per cercare di trovare una base per il nuovo regolamento e purtroppo Alvaro era ancora leggermente sofferente dall'incidente dell'anno scorso, quindi per noi la gara dell'Australia è stata un po' una via di mezzo tra un test e una gara, no? Lui l'ha usata per recuperare il feeling, per ricominciare a riprendere certi automatismi sulla moto e teniamo il positivo della gara di essere riusciti a aumentare il ritmo ogni giorno e essere arrivati competitivi per la gara 2. Ecco, Alvaro si pesa ogni mattina per permettervi di aggiustare il peso, quindi la zavorra non è nemmeno un valore fisso. Questo complica ulteriormente il vostro lavoro oppure ormai è diventata una consuetudine? No, sai, alla fine lui si pesa, come dicevi giustamente tu, per assicurarsi che la zavorra montata sulla moto sia quella necessaria. È chiaro che ci abbiamo fatto l'abitudine, sicuramente non è di aiuto per tanti aspetti, però è una cosa con cui devi convivere. Ritieni che Bautista sia ancora il riferimento, cioè il pilota da battere, che da qui, da Barcellona in poi, comincerà un mondiale un po' diverso da quello che abbiamo visto a Phillip Island? Ma sai, alla fine io penso che Alvaro, come altri in questo momento, siano in lotta per la prima posizione, siano competitivi. Penso che per la gara comunque la situazione rispetto a quella dei test cambierà, perché comunque ieri la pista era, diciamo, non era in ottime condizioni, perché il giorno prima c'erano stati dei test con le auto, questa notte ha piovuto, quindi sai, i valori che vedi durante il test sono un po' sempre da prendere con le pinze. Io mi aspetto di vederlo davanti a lottare per le prime posizioni. Sicuramente quest'anno il livello si è alzato, non penso sarà così dominante come l'anno scorso, ma penso che nessuno lo sarà. Ecco, il livello si è alzato, te lo chiedo da appassionato, ovviamente più per da tecnico, visto che è l'altra parte del box. Di Nicolò Bulega, che idea ti stai facendo? Ah, Nicolò, cioè, come mi aspettavo, come penso tutti si aspettavano, è un pilota forte, chiaramente è un pilota giovane, quindi ha tante cose da imparare, tante cose su cui può migliorarsi. Quindi me lo aspetto forte quest'anno e forte ancora di più l'anno prossimo. Ecco, invece tornando al tecnico, l'ultima domanda. La Superbike ha 12 round e tantissimi test. La Formula 1 non ha quasi più test, la MotoGP ha pochissime giornate. In Superbike sono 14 più altre aggiuntive per chi ha le concessioni, quindi non voi. Che idea hai da tecnico, osservando anche gli altri panorami motoristici? Ma sai, io penso che ogni campionato fa un po' a sé. Sicuramente avere più giorni di test ti può dare una mano. È chiaro che poi devi anche avere delle cose da provare, no? Sai, alla fine la MotoGP, la Formula 1 sono libere. Qui alla fine la base è di serie, quindi non puoi apportare così tante modifiche. Quindi forse tante volte ti trovi a andare a girare più per preparare magari la gara o per provare dettagli che non per provare grandi differenze. Però chiaramente ognuno lavora col materiale che ha, perché come dicevi anche tu, qualcuno ha le concessioni, qualcuno no. Secondo me è un tipo di lavoro diverso rispetto a quello che fanno ad esempio in MotoGP. Grazie. Niente.